I due attori amatissimi che sono diventati una coppia, ma sul set, non nella vita. Loro sono infatti i protagonisti del nuovo film italianissimo che arriva nelle sale di tutta Italia, La Volta Buona, Edoardo Pesce e Rosa Diletta Rossi. Siamo la coppia più bella del mondo. Ma... cioè, Rosa Ciao. Diletta, ti dico sì, solo sì. Una cosa. Noi abbiamo chiesto, accomodatevi, abbiamo chiesto a Edoardo, abbiamo detto, ma quale canzone volete per fare l'ingresso? Così, Edoardo, inquadrate Edoardo perché non voglio che lui mi dica che non è vero. Siamo la coppia più bella del mondo. È vero che tu l'hai voluta? L'ho voluta tantissimo, ma da tanto proprio io. Come mai, Edoardo? Perché non mi piace come canzone. E quindi io voglio andare contro, diciamo, quello che uno, capito? Fabrizio dalla regia, rimettigliela. Non gli piace, la fa mettere. Ma no, questa vabbè. Cosa io poi non la tenevo. Siamo la coppia più bella del mondo. Cioè, Rosa. No, perché mi aveva chiesto a Ludovica Sì, l'autrice. Sì. Ludovica Rosso. Una canzone, io queste domande così... Perché sento un sacco di cose trasversalmente, passando, che ne so, dal blues alle canzoni italiane. Adesso sto risentendo Zucchero, per esempio. E ti piace? No. Sì. No, che ne so. Però ho detto, siamo la coppia più bella del mondo. Dico, mettiamo, siamo la coppia più bella del mondo. Anche se poi nel film invece è totalmente il contrario, perché inizia il film con loro che si stanno separando, quindi... Allora, il film, vado da lei, che mi sembra quella più precisa. Rosa Diletta Rossi. Per non sbagliare, la chiamo coi due nomi e col cognome. Tutto insieme? Tutto insieme, perfetto. Rosa Diletta Rossi. Oh, mamma mia, ok. Allora, perfetto. Martedì e venerdì, perché? Perché sono i due giorni destinati al papà. Cioè, il film racconta di una separazione appena avvenuta tra due genitori e quindi il papà, insomma... Può vedere la figlia solo il martedì. Sì, può vedere la figlia soltanto il martedì e il venerdì, quindi chiaramente cambiano gli assetti, cambiano gli equilibri. E... quindi è una presa in giro, siamo la coppia più bella del mondo, che anzi, sì, per niente, visto che, insomma... Sì, non è andata così bene, diciamo, poi, ecco. Vabbè, vediamo se va meglio con il nostro gioco della bottiglia. Vai. Ci giocavi, Edoardo, da ragazzino? So, cintura nera io. E allora giriamo una bottiglia, vediamo dove si va. Ci fermiamo a desiderio. Ah. Ma tu hai sempre desiderato fare l'attore? No, ci sono capitato per esclusione. Per gli altri lavori dove che ti è andata male, tipo, Edoardo? Ma io non avevo studiato medicina perché mio padre è medico e avevo fatto un paio d'anni. Vabbè, poi... quindi sei entrato, sei stato bravo. Sono entrato, sì, con l'articolo 6, mi sa che era. Quello che potevi fare biologia. Poi ho fatto il classico, quindi di matematica, quindi non biologia. Sei entrato, scusa. Sono entrato, però... di soppiatto. Cioè, hai fatto prima biologia e poi dopo sei entrato e l'anno poi dopo? Entrato, sì. Sono preparata, esatto, su questa roba. Esatto. Quindi la prima volta bocciato, poi dopo sei entrato con gli esami poi di biologia. Entrato con gli esami, però non ce la facevo. Poi ho iniziato, io ho fatto teatro perché comunque mi piaceva, come ho trovato un modo per esprimermi così, poi è diventato un lavoro, facevo i provini, vedevo, sì, che funzionava, ho detto vabbè. E poi sempre per caso così, perché ho capito Rosa Diletta Rossi, come lo devo prendere questo grande attore, sempre così, per caso nel 2019, ma per caso, vince anche un Davide Donatello come migliore, sì, attore non protagonista nel film Dogman di, sì, Garrone, che tra l'altro Garrone come con il bocca suo film, al lupo, certo, esatto, è candidato agli Oscar come miglior film straniero, così. E quindi sempre per caso tu vinci questo Davide Donatello, giusto Edoardo? Sì. E sempre per caso dici queste parole. Prego. Questa è nuova, 300 euro ci ho messo. Che ci hai messo? 300 euro. Mezz'ora che giochi ci hai messo 300 euro, Simo C. Da me? Ma guarda che casino, guarda che casino. 300 euro. Ma che te do 300 euro, farmi piacere. Miglior attore non protagonista, David Di Donatello, 2019, va a Edoardo Pesce. Primo David Di Donatello alla sua prima candidatura per Edoardo Pesce. E vorrei ringraziare i membri e la giuria dell'Accademia dei David Di Donatello per questo riconoscimento che vorrei condividere con il resto del cast del film di Matteo Garrone.
quindi non protagonisti. E vorrei ringraziare Matteo e vorrei dedicarlo alla mia famiglia, in particolare, anche se non l'ha visto perché non ho interpretato proprio, diciamo, un cocco di mamma, a mia madre. La tua mamma quando sei tornato a casa? Mamma, mia mamma, mia madre non l'aveva visto il film, perché poi invece l'ha visto e diceva, ma non è che era così violento, insomma, alla fine, dico, bah, un pochino, no, vabbè, è stata contenta. Mia madre, no, vabbè, insomma, è mamma, che fai? Non gli dedichi una cosa importante, quindi così. Non mi chiama mai, non mi telefona mai, io ho una mamma tipica. Com'è la tua mamma? No, mia madre è una grande donna e una grande mamma, però non è una madre, diciamo, tipica italiana, diciamo, non so, così mammone, abbastanza... Spiegami com'è tua mamma, così vediamo se le mamme italiane sono tipiche, cioè rispetto... Beh, c'è l'archetipo, sai, un po' dell'italiano, mammone... Invece che la tua, vai via di casa a 14 anni? No, sono andato via di casa... Cucinati da solo? No, è forte a cucinare le cose, ma ci scambiamo le ricette... Non ti ha mai messo una giacca addosso, perché puoi prendere anche freddo? Ma esatto... Però non è molto. Non ti ha mai aspettato molto... a casa quando uscivi la sera? No, ma sì. Mi sa che tua mamma è un po' come le altre, un po' pesante. No, 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 quello è. No, no. Infatti sono contento, io la ringrazio di questo, perché infatti non sono... Mi ha molto colpito vederlo così intenerito, commosso nel rivedere la dedica alla mamma. Davvero, Edoardo. Grazie. Ma lui è un tenerone. No, lui è un tenerone in realtà. Infatti poi nel film questa cosa... Nonostante insomma, la clip di Dogman sia bella, no, e intensa, in realtà in questo film Edoardo veramente interpreta un personaggio molto tenero. Possiamo vedere un pezzetto del film? Prego. Simo! Fermate un attimo. Già. Mi siete arretrati. Non li voglio, vattene a giocare. Scusa, Simo. Che mi sono ritrovato senza lavoro, senza Claudia, senza di te. E il levate. Simo! Dai, presi. Sto a lavorare con Nando. Abbiamo preso un bel apparto a via Melulana. Sto cercando di rimettermi in careggiata, rimetto tutto a posto, fidate. Però a me fa sta cosa, fammi rivedere. Ciao, rivede. Allora vado a scuola domani, che è martedì. Puntuale. Grazie, Simo. Avete condiviso il set con praticamente quasi tutti gli attori più amati del grande e piccolo schermo, no? E questo film tratta un problema serio, cioè che quando poi i genitori si separano, i figli vengono assegnati in base a giorni, in base ai weekend, e si parla tanto, no, del ruolo del papà. Però c'è anche la mamma, e qui vado a te, Rosa Diletta, che dice, sì, però, insomma, chi è che c'era quando mio figlio era malato, quando era piccolo? Insomma, non è facile. No, no, ma infatti, secondo me, il punto di forza di questo film, è una cosa anche molto interessante, è proprio che affronta il tema della separazione con grande delicatezza, perché questi due genitori, nonostante scelgano che chiaramente le loro strade si devono dividere, continuano a nutrire un grande rispetto nei confronti l'uno dell'altra e soprattutto a tutela della bambina, della figlia. Io chiaramente mi ritrovo a interpretare, insomma, il ruolo che è quello un pochettino più antipatico, no? Perché è lei che prende la decisione, però non con poche sofferenze. Secondo me questa è una cosa bella, perché si vede che questa donna in realtà è molto stanca, è sofferente, fa una scelta difficile, ma è l'unica scelta possibile. Vogliamo approfittare adesso di Edoardo per
per sentirlo cantare, perché in tutto questo tra i registi sono due, c'è anche Fabrizio Moro. Sono Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis. Sì. Sì, sì. Te lo ricordi? Sì. Nel 2018. Ora non mi fa, adesso non sull'anno non lo so. No, ecco. Perché sono stato in radio. Sì, Fabrizio, allora, siccome no, mi ha sempre chiesto Ludovica, dice: ma ti va di cantare, suonare? Dico: ma che suono così? Dico: beh, se faccio una canzone di Moro, visto che non allora, c'è. Allora facciamo entrare chitarra e asta. Prego, ma proprio grazie, due strofe Dario. Al volo. Ma proprio due strofe tanto al volo. Tanto per dare fastidio. Grazie mille. Anche perché ma poi, proprio scusa, 10 secondi, anche perché. Grazie. No, anche perché io ho una sorpresa per voi e non vorrei perdermela. No, perché lui poi c'ha una voce molto alta, poi bella. Poi. Allora, vai, la canzone di questo film, che sta alla fine del film, e si chiama Non c'ho niente, che è stata scritta, è molto bella. Non c'ho niente. Non c'ho niente. Nunno. In romano. Nunno. Nunno. Grazie. Prego. Grazie del corso. Perché io, essendo veneto, sai. Io sono di Aversa. Essendo veneto, no? Perché grazie che mi hai detto nun, namo. E come fa non c'ho niente? Non so niente, ma così. Non c'ho niente e lasciami perdere. Non mi vado a spiegare quello che il cuore si sente, ma il cuore non mente. Non so niente, so un po' di rimpianti, ma ho sbagliato da solo, senza aver Cristi né santi. E i santi sono tanti. Poi qua va un po' alta, io non so se ci arrivo. E fa: dentro di chiare ne passa la vita davanti. Scusa Fabri. C'è un altro goccio di vino, pure se è tardi. Non so niente. La sigla del film era per omaggiare Fabrizio, era per omaggiare Fabrizio. Va bene, comunque. Grazie. Posso dire che bravo, secondo bravo, me bravo, bravo. Fabrizio Moro alla fine non mi denuncia. No, secondo me non te la sei cavata così male. Ma detto questo, io ho detto facciamolo prima, sennò poi non arriva. Unitevi fisicamente, abbracciatevi. Ah. È grosso da abbracciare, Fabrizio. No, anche lei è. E insieme guardate chi c'è per voi. Nonna, che ansia. Allora, innanzitutto siamo troppo composti. Esatto. Quindi possiamo avvicinarci? O va via? Devo salutare da vicino Caterina e Rosa soprattutto. Un saluto da qui, dal nostro mega studio Teatro di Posa, a Caterina, a Rosa. E anche Edoardo, dai. Pure Edoardo, dai. Caterina, grazie per aver ospitato quei due simpatici attori. Noi li vogliamo ancora bene, nonostante tutto. Però. Tu no. Allora smetterò di volergliene anch'io, nel giro di pochi giorni. Comunque, grazie davvero. E in fondo sono due bravi ragazzi. Soprattutto Rosa. Sì. Ciao. Grazie. Ciao a tutti. Abbiamo fatto già una prova, la prima take era molto, molto spontanea, anarchica. Più bella di questa, anarchica. E ci hanno detto che non va bene. Questa è più istituzionale, quindi sì. Salutiamo. Caterina, no? Caterina, prima di tutto lei perché ci è la padrona di casa. Certo, ci sta ospitando. Rosa. Grazie. Edoardo. Edoardo, sì, dai, salutiamo anche Edoardo, grazie ancora. Che personaggi questi due registi, torniamo a gioco della bottiglia, ciao ragazzi. Veniamo a vedere a cinema, cioè loro sì. No, perché loro sono i registi, non ci sono. Da giovedì 22. Il saluto, no, devo andare via. No, da giovedì 22, martedì e venerdì. Sì, perché e voi poi siete questo titolo è stato un po' particolare, perché uno dice martedì e giovedì al cinema. No, e sembra venerdì, che c'è solo il martedì. Sì, scusa. Martedì e venerdì al cinema sembra che c'è solo martedì. Due giorni, sembra solo che c'è solo il martedì e venerdì. Infatti ci hanno detto, ma gli altri giorni non c'è. Giriamo la bottiglia, è chiaro, no? Loro sono i registi che abbiamo visto, loro sono i protagonisti e il film c'è da giovedì tutti i giorni. Bacio, esatto. E chi si bacia qui? Rosa Diletta Rossi qualche bacio l'ha dato.
A chi? A tanti. Anche ad Alessandro Borghi, eh? Mamma mia, ma quindi vabbè, proprio... Vabbè, Alessandro Borghi ce sto. Ci sto. Amo te, le tue incertezze e la tua fede. Quello sguardo che fai quando ti senti smarrita. Io voglio stare con te per sempre. Anch'io. Sembri un altro. Vai in ufficio che ci vediamo là e facciamo il punto insieme agli altri. Ok, a presto. Ciao. Ma questo, scusa, che vi ha fatto qua? Ci sta però con te? E dai, papà. Che dai, papà? Via qua, bacio. Andiamo a casa? Sì. Vabbè, qui già stanno litigando, perché in estimo loro due non si baciano. Ma noi ci separiamo. Voi siete separati, voglio dire. No. Un bacio ce lo diamo, è una scena anche molto bella. Tra l'altro, finalmente questo è un film dove tu non fai un personaggio reale, no, perché ti abbiamo visto con Alberto Sordi, con Califano, quindi qua invece fai l'attore senza riferimenti a chi c'è. Poi un personaggio vivente. Vivente. Ma però ricordiamo che da giovedì arriva nelle sale cinematografiche il film Martedì e Venerdì, c'è tutti i giorni da giovedì 22 e i protagonisti sono appunto Rosa Diletta Rossi e Edoardo, lui e la sua voce immensa, cioè Fabrizio Moro tremerà per il prossimo Sanremo, eh? Assolutamente, secondo me è già preoccupato. Vuoi chiudere cantando tu oppure musica dall'alto? Ma facciamo dall'alto, dai. È meglio, è meglio. Grazie a tutti per averci seguito. Grazie a te, grazie a voi.